PC Gamer. Time to play. Awe, ciao a tutti ragazzi da EasyGamer89, ben ritrovati sul mio canale con un nuovo livello di Tomb Raider 1 con le texture di Glidos. Siamo arrivati al 12° livello, il santuario dello Skion. Finalmente recupereremo il terzo pezzo dello Skion, quindi bando alle ciance, cominciamo! Che abbiamo già dei cristalli di piombo da fare a delle mummie su questa scala gigante, vedete? Quindi io direi, armiamoci di magnums, che ci fanno decisamente comodo per fare prima più che altro. Altrimenti queste si avvicinano, ci fanno un deretano che vi lascio immaginare. Toh, guardate come zompano già. No, allora speriamo a questa che è più vicina. Dai, dai, crepa, crepa, crepa. Non ci fare del male, please. Crepa anche tu, mi raccomando. Oh, ammazza, che esplosione. Grazie, grazie, grazie. Ce l'abbiamo fatta. Allora, munizioni per Magnus, recuperiamo un po'. Dobbiamo fare un casino di giri per arrivare a questa porta. E ci serve la chiave, come vedete. E quindi niente, ci tocca. Recuperiamo queste altre munizioni e poi cominciamo. Ah ah, perfetto. È da qualche giorno che non registro perché sto avendo dei problemi, come sapete. Vi ho già scritto sulla pagina Facebook. Pensate che ora sono senza internet a casa praticamente. Oh, che allegria, che bello, che bello. Non riuscire a pagare più le bollette. Siamo messi proprio benissimo. Ma vabbè, io non mi perdo d'animo. Continuo a registrare, poi quando arriverà il momento caricherò le nuove parti. Che ci posso fare? Per il momento finisco Tomb Raider, almeno. E poi chissà, magari se proprio tarda ad arrivare sta linea registrerò altre serie, così mi porterò avanti per quando tornerò su YouTube, spero presto. Ok, quindi, allora qua mi è sembrato di aver sentito una mummia eccitata. Allora no, vabbè, per il momento andiamo di sotto perché tanto poi qui ci torneremo. Facciamo attenzione perché ci dovrebbe essere appunto la mummia. La mummia ritorno, parte anche la musichetta. Sì, si sentono i passi, fatti vedere avanti, tanto lo so che sei qui. Ecco, ti vedo. Toh, ho uscito la testa, che brava. Ma che brava. Toh, devi crepare adesso. Aiuto! No, non zampare vicino a me. No, 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 no. Tiè, ammazza che casino. Mi ha fatto un po' di danni l'esplosione, però pazienza. Allora, qua è un bel casino. Dobbiamo aprire quella porta e quindi dobbiamo fare un po' di lavoretti. Cominciamo da qui. Andiamo da questa parte. Lì in fondo c'è un'altra porta, poi sulla sinistra, ma l'apriremo in seguito. Quindi per il momento andiamo da questa parte. Arrampichiamoci. Vai Lara, mi raccomando. Spero che tu sia in vena di collaborazione. Arrampicati qua sopra. Bravissima, si vede che stai andando già benissimo. Lì in alto si vede una trappola, però noi la trolleremo. Non ci passeremo da lì. Muahahaha. Faremo un'altra stradina. Che poi vabbè, sarebbe un salto. Un salto diverso, in modo da non raggiungere quella parte. La superiamo direttamente. E infatti lo vedremo proprio adesso, credo. Yes. Perché di là c'è la trappola appunto, ma noi saltiamo di qua. La trolliamo così. Tiè. Ah, qua c'è un medikit piccolo pure. Sì, vabbè, attivati, tanto non ci interessa. Non passiamo di lì. Ma chi ti credi di essere? Ma chi? Ok, allora, facciamo attenzione qua perché si può cadere. Infatti c'è una buca. Fai la brava, Lara, mi raccomando. Cerca di collaborare, aziona questa leva. Vai con un salto laterale che ce la dovresti fare. Perfetto, ammazza per un pelo. A momenti me ne andavo di sotto. Qua dovrebbe arrivare una mummia volante, ecco, infatti. Ha bevuto il Red Bull e ti ha messo le ali. Ma adesso noi ti facciamo un cristallo di piombo. Così non ci rompi più. Ne vedremo altre di queste tra poco, purtroppo. Che vogliono rompere i maroni. No, queste esplosioni che mi stanno facendo più danni loro che i nemici. Vabbè, pazienza. Aiuto! Ok, è morbido, per fortuna. Benissimo, quindi possiamo andare da questa parte adesso. Perché abbiamo aperto una porta. Dobbiamo arrampicarci di qua. Ok. Spero di non dire Bajanate, perché come sapete gli ultimi livelli un po' si dimenticano. No, ma non credo. Deve essere giusto. Allora, ok, di là possiamo arrampicarci. Good. Fotogrammi, non rallentate, please. Che ora non c'è neanche la musica. Generalmente quando c'è la musica rallentano. Ma adesso che motivo hai? Mi serve il gioco fluido, please. Ok, allora, di là possiamo arrampicarci con un bel salto con rincorsa. Ok, bravissima Lara, brava, brava, collabora. Arrampichiamoci qua sopra. Siamo quasi giunti alla porta, per fortuna, va. Saltiamo di qua. Un po' di concentrazione. Ce la facciamo anche di qua, senza rincorsa?
Credo di yes, magari con un tuffo ci va meglio. Toh. Per un pelo. Saltiamo da questa parte ed c'è un'altra leva. Ah, quindi la porta si raggiunge dopo, è vero. Dovrebbe essere lì in fondo. Ok, un altro saltone, ce la facciamo. Oh, finalmente. Accendiamo quest'altra leva. Che succede? Ci apre quella porta, quella che dicevo che stava in fondo a sinistra. E la raggiungeremo presto, non preoccupatevi. Lì, come vedete, ci sono degli oggetti in sospensione. Cioè, volano nell'aria. Com'è possibile? Fluttuano. Sono delle belle Uzi. Oh, che vuole questa adesso? Eh sì, infatti, l'avevo detto che ne avremmo trovate altre. Vai, Lara, salta di là. Perché questa ci vuole far cadere, si vede? È una gran rompina. Fai fuoco, fai fuoco. Beh, dove stai? Ti nascondi? Dai, non nascondetevi. E se n'è andata. Si è volatilizzata? Vabbè, andiamo, va. Noi proseguiamo per la nostra strada. E che ci frega? Ma che ci frega? Ma che ci importa? Ok, saltiamo di là. Ti sento, dove sei? Ah, eccoti qua. Dai, Lara, adesso è il momento giusto per distruggerla. Dai, dai, dai. E speriamo che l'esplosione non ci faccia altri danni. Perché abbiamo perso già circa metà energia. Quindi direi che basta così. Oh, meno male, va. Adesso direi che possiamo andare a recuperare il segreto, che sarebbero appunto le Uzi. Che volano. Volare. Oh. Sparare. Oh. Ok, abbiamo raccolto le belle Uzi, che useremo svezzissimo finalmente. Ora, Lara, mi raccomando, devi aggrapparti, perché generalmente tu cadi di sotto qui. Ok, possiamo lasciarci cadere? No, lasciamoci cadere, Lara. Perché dobbiamo andare di sotto e recuperare anche delle munizioni, come avete visto, di là. Tu crepi intanto, altrimenti ci rompi i maroni. Dai, crepa, 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 che si sta avvicinando anche l'altra. Ok, fuori una. Magari dopo utilizzo le Uzi. Crepa, crepa, ok, perfetto. Alla grande. Di qua si tocca, yes. Quindi Lara, fatti toccare. No, non è quello che intendo, purtroppo. Andiamo a recuperare le munizioni. E poi raggiungiamo la porta, finalmente. Ok, con un salto ce la facciamo. Con calma, Lara, non andiamo di fretta. Con calma, con calma, con calma. Tanto per caricare il video mi sa che ce ne sarà di tempo. Oh, porca paletta, come farò? Vabbè, pazienza, dai. Inutile rattristarci ora. Facciamoci forza, piuttosto. Ok, andiamo di qua. E raggiungiamo la porticina. Oh, finalmente. Intanto mi armerei già di Uzi. Yes. 1100 colpi, wow. Ci basteranno, sì. Troveremo anche un altro casino di munizioni poi più avanti. Ok, da questa parte. Se non sbaglio, ora troviamo già una chiave che ci serve. Perché in questa zona dobbiamo trovarne due che ci permettono di aprire quella porta che abbiamo visto ancora prima. E quindi, sì, ci servono due chiavi. Impegniamoci per trovarle. Che siamo quasi giunti alla fine del gioco. Ci manca questo livello, che è l'ultimo dell'Egitto, e poi altri tre ad Atlantide. E mi sembra ieri che ho cominciato a registrarlo. Soprattutto il primo gameplay, quando lo feci la prima volta, e invece mo abbiamo quasi finito. Allora, facciamo attenzione qui, che questo qua ci tira le polpettine piccanti. No, giro, giro tondo. No, nessun giro, giro tondo. Polpette piccanti! Facciamolo fuori, Lara! Facciamolo fuori, non farti beccare! Non farti finocchiare delle polpette piccanti! Yeah! Muahahaha! Allora, recuperiamo questo primo artefatto. Qua non c'è altro. Sì, più che chiave era un artefatto. Perfetto, abbiamo raccolto anche un medikit piccolo. E ora possiamo andare di sotto. Verso l'altra porta che abbiamo aperto. Ok, di qua. Dai, Lara, non ti impigliare. Ok. Possiamo andare da questa parte, giusto? Yes. Così ci troviamo direttamente dove ci serve. Non ti incazzare tu. E non ci lanciare le polpettine piccanti anche tu, mi raccomando. No, niente polpettine. Ammazza, mi ha beccato pure. Fatta a pezzi? Oh, meno male, va. Mi sa che mi ha beccato una volta, però. Speriamo di farcela. Perché questo è niente. Poi ci sarà una battaglia molto, ma molto più dura con queste mummie. Ah, quanto rompete. Allora, dobbiamo andare di sotto di nuovo. Con calma, Lara, con calma. Perfetto. Raggiungiamo l'altra porta. Parte di nuovo la musichetta, grazie, grazie, visto che il cammino è abbastanza lungo,
Almeno ci fa compagnia. Eccoci qua. Ora non mi ricordo in questa porta cosa ci aspetta esattamente. Maggio scordate. Allora, intanto ci sono munizioni per Magnus. Non preoccuparti, Lara, tanto noi non temiamo nulla qui. Da che parte era adesso? Mi sa proprio da... Ah sì, da questa, dobbiamo aggrapparci, è vero. Altrimenti finivo in acqua e non avrei concluso niente. Meno male che ho avuto il lampo di genio, mi sono ricordato. Altrimenti adesso avrei perso tempo. Munizioni per Magnum, arrampichiamoci qua sopra. Dobbiamo fare la scalata. Vabbè, sempre meglio che spostare i massi, direi. Ci conviene. Adesso, prima di andare di sopra, se non sbaglio, dobbiamo recuperare una chiave sott'acqua. Mi sa proprio di yes. Andiamo un po' a vedere. Perché mi sa proprio che è così. Sì, infatti, infatti. Ecco qui la chiave che ci servirà tra pochissimo. Torniamo di sopra. E ora dobbiamo fare anche attenzione per il salto. Altrimenti Lara sbatte il muso sul muro e dobbiamo rifarlo. Speriamo di no, dai. Se non sbaglio, quando feci il gameplay la prima volta, fu proprio così, infatti, sbagliai. E ho dovuto rifarlo. Quindi stavolta, mi raccomando, easy, più attenzione. Arrampicati, Lara! Bravissima, bravissima! E facciamo attenzione, perché appena apriamo la porta dietro di noi adesso, grazie a questa gold key, ci sarà un'altra mummia a cavallo, pronta a romperci i maroni. Siamo pronti ad affrontarla, mi raccomando, senza paura. Toh, devi crepare. Toh, un salto avanti, un salto indietro, ancora. No, non ci raggiungere, dove vai, dove vai? Toh, io faccio così così non mi becchi, toh. Dai, Lara, spara però. Toh, e crepa. Crepa! Non ci fare disperare, toh. Oh, meno male, va. Che strano modo di ucciderla. È la prima volta che lo faccio così, perché generalmente mi metto a saltare da una parte all'altra. Mi sono anche complicato un po' la vita, c'è da dire. Perché così è più difficile, giustamente. Ok, allora, possiamo tornare indietro. Andando di qua. Vabbè, tuffiamoci in acqua, così magari vi faccio meno danni. Perché generalmente ci salto direttamente, ma visto che ho già poca energia, non mi conviene. Andiamo di qua. Questa volta mi sa proprio che userò il medikit. Vabbè, è arrivato il momento. Si sapeva che con le mummie, purtroppo, è più un casino. Allora, per tornare indietro da questa parte. Ok, perfetto. Adesso arriveranno, se non sbaglio, tre mummie insieme. Porca paletta, come farò? Sono anche abbastanza incazzate, c'è da dire. Ok, Lara, aggrappati. Che hai quasi finito anche il suo livello, dai. A parte qualche piccola difficoltà adesso, appunto con le mummie intendo. Abbiamo, diciamo che il grosso è stato fatto. Very good. Possiamo raggiungere adesso la parte alta di nuovo. Qua ci sono delle munizioni per Magnum, ma vabbè, le pigliamo dopo. Ah, non è qui che si arrampica? Vediamo un po'. Ci dovrebbe essere un punto in cui aggrapparsi. Ah, ecco qua. Qua è più basso. Dara, pure tu che hai le molle alle gambe non riesci a saltare da lì? Ma dai. Vabbè, te lo concediamo, va. Solo perché ti amiamo. Perfetto, allora abbiamo trovato i due Hank, quindi possiamo andare ad inserirli. Dai Lara, non ti pigliare. Oh. Saltiamo qui sopra e qua dobbiamo essere precisi. Dobbiamo saltare proprio sulla punta perché come vedete è più alta. Altrimenti Lara non ci arriva. Ok, bravissima. Qualche volta ho dovuto fare più tentativi. Vabbè, allora, inseriamo il primo anche qui. E poi inseriamo anche il secondo. Primo, si aprirà quella porta di sotto, come vedete. Facciamo attenzione dopo anche per scendere, perché è pericolosissimo, vi lascio immaginare. Ed ecco il secondo anche. Apriti sesamo? Perfetto. Ok, allora, andiamo da quella parte di nuovo. Perché se non sbaglio è qui che c'è la discesa. È più sicuro, diciamo. Vediamo. Facciamo con calma. Altrimenti ci facciamo estremamente male. Non ci conviene.
Ora, l'altra discesa era di qua, yes. Con calma, Lara, con calma. Senza correre, senza fretta, non c'è problema. Perfetto, vabbè, io direi di spezzare da qui a questo punto. Inutile farci tutto il giro, è che cazzarola, l'abbiamo già fatto prima. Ok, qua c'erano munizioni anche, non dimentichiamocene. Very good, allora, possiamo andare di sotto, vero? Yes, tanto c'è dell'acqua, è morbido. Splash! Ah, è vero, qua dovevamo azionare una leva, se non sbaglio. Adesso mi devo ricordare solo da che parte era, dalla parte sinistra o dalla parte destra. Mi sa più dalla destra, però. Mi sa proprio. Forse dico una baggianata, può anche essere. È molto probabile, ve lo assicuro. E vabbè, da una parte devo tentare. Andiamo prima da questa. Ci dovrebbe essere una leva. Che ci apre una porta, se non sbaglio. Ah, ecco qua, infatti, meno male, va. A fortuna, a fortuna. Via di sopra. Oh, si respira finalmente. Toh. Ah, qua dobbiamo fare un bel lavoro di salti, eh. D'accordo, d'accordo, non ci tiriamo indietro. Allora, la rincorsa qui non serve, già si vede. Adesso dobbiamo andare dalla parte opposta. Qui non serve rincorsa. No, direi di no. Col cavolo. Corri e salta, Lara. Non fare la pirla. Perfetto, adesso tutto tranquillo? Ma sì, tutto tranquillo. Insomma. Mica tanto. Eh sì, ora c'è un'altra parte tosta. Con le mummie. Mummie volanti. Quanto rompete. Che fai? Ti fai vedere? Devo venire per forza io? E devo venire per forza io. Grazie tante. Dove sei? Fate almeno vedere. Non ci frantumare troppi maroni, che ne dici? Dai, Lara, mira. Oh, ok. Mi fido della tua abilità. Su, su, su. Ok, fatta a pezzi pure questa. Meno male, va. Allora, facciamo attenzione, perché non mi ricordo esattamente dove si va qui. Allora, di sotto. Gli ultimi livelli, perché si ricordano di meno? Den. No, quella rincorsa non serve. Ce la facciamo. Di qua che c'era? Qualcosa di utile? Andiamo un po' a vedere. Era qui che c'era il medikit nascosto? Sì, era qui. Dettagli che non si dimenticano questi. Ok, adesso se non sbaglio devo andare ancora di sotto. Yes. E ancora? Sì, ancora. Devo salire su quella piattaforma. Lara, mi raccomando, non sbagliamo il salto perché altrimenti. Sai che ti tocca fare? Tutta la strada di nuovo, ma vedo che collabori, brava, brava. Vedi quanto sei carino quando collabori? Sei il massimo. Andiamo di qua. Ok, ci dovrebbe essere la leva adesso. Oh, perfetto. Ci apre un'altra porta sott'acqua, yes. Questa volta è dalla parte sinistra, che ero indeciso prima. Quindi Lara, tuffati che è morbido ormai. E andiamo dall'altra porta. Beh, abbiamo quasi raggiunto la fine del livello. Ormai ci siamo quasi. Qua non c'era niente da prendere. No. E allora se ne andiamo. Ah, adesso c'è una strada lunghissima da fare. Non finisce mai. Oh, come i rotoloni regina. Via, via, via. Ah, ci sono anche delle munizioni, ma grazie tante. Queste le avevo dimenticate. Fortuna che è impossibile evitarle. Visto che ci spuntano proprio sul muso. Quindi tutto sto casino, mo, per recuperare quella chiave che vi ho detto inizio livello. Che ci permetterà di aprire appunto quell'altra porta che abbiamo visto sempre inizio livello. Chissà se magari c'è un glitch, un bug che ci permette di passarci attraverso. Senza fare tutto sto casino. Non ci ho mai provato, sinceramente. Tipo saltare un po' in laterale o cose del genere. Qua adesso è pieno di mummie. Poveri noi. Mi sa che qua mi converrà curarmi dopo. Vediamo un po' i danni che mi fanno. No, devi crepare, devi crepare. Fatti vedere. Dai, fatti vedere, please. Odio queste mummie. Cioè, guardate quanto casino fanno. No, devi crepare, devi crepare, devi crepare. Crepa, crepa, crepa. Ok, fuori una. Fuori una. Devi crepare anche tu. Fuori due. Ce n'è un'altra ancora, vero? Come minimo. Dai, fatti vedere anche tu, please.
avvicini, ti avvicini, ti avvicini. Senti i passi più vicini. E dove stai? Che faccio? Vengo io da te? E vengo io, dai, ci prova. Al limite mi curo. Ah, questa è una mummia a cavallo ora che spara le polpettine, eh. No, devi crepare. Sei tu che devi crepare, non io. Aiuto. Ecco, così è molto più facile sconfiggerli comunque, come vedete. Toh, crepa. Muahahaha. Don't fuck with Lara Croft. Ok, usiamo finalmente questo artefatto che ci apre questa porta, che ci ha fatto dannare tanto per tutto il livello. Qua, come vedete, ci sono anche munizioni per Magnum e un medikit grande, ma grazie tante. Adesso dovremmo incontrare quel pirla di Larson. Se la memoria non mi inganna, mi sa che proprio adesso, sì. Ci dice qualcosa anche? I still got a pain in my brain from you. They still leave funny ideas now, like they shoot you to hell. La fallo più Sid, va. Ecco, ho detto proprio la barese. Ci dai qualcosa, no? Ah ah ah, che pirla, sei un tirchio. Gli abbiamo fatto un clistere di piombo con le Uzi. Allora, mi sa che non c'era niente da raccogliere in giro, quindi andiamo a prendere subito lo Skion. Ah ah, grazie tante. Quindi, santuario dello Skion, uccisioni 15, tempo impiegato 20 minuti e 42, oggetti raccolti 29, segreti trovati 1 su 1. Era un solo segreto in questo livello. E quindi direi di far partire la musichetta, perché no? 1, 2, 3, 4. A mi me gusta trovare i segreti. A ti te gusta trovare i segreti. A everybody gusta trovare i segreti. Trova i segreti. Con i medikit, con le munizioni, con le nuove armi ed altri oggetti. Trova i segreti. Yes! Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo episodio di Tomb Raider 1, spero che vi sia piaciuto, grazie per avermi seguito, se vi è piaciuto lasciate un like che è sempre gradito, altrimenti lasciate un dislike. Vi ricordo di mettere sempre il like sulla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao! Oh!